Beato fra le donne, Luca Telese, Anna Maria Bernardini De Pace, che bello, benvenuta, c'è un libro molto interessante, molto utile, manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi. Ciao Federica Zanella, grazie per essere con noi, essere tornata a Forza Italia. Lucia Azzolina, bentornata, sottosegretaria dell'Istruzione, Università e Ricerca, Movimento 5 Stelle. Allora, torno con la finestra che abbiamo aperto stamane, che è nelle Dolomiti, interessa questa cosa il governo, Fassino ha già espresso un suo parere prima, volevo farla vedere anche Azzolina. Vai Domenico, sei accanto al lago di Misurina, pieno di neve, che bella immagine, Domenico. Esatto, Serena. Serena, infatti, guarda dove siamo arrivati. Prima eravamo a 800 metri, siamo arrivati a 1700, siamo a Misurina. Guarda, ci sono le ruspe che stanno spalando perché Misurina è rimasta isolata nei giorni scorsi, anzi, due sindaci che ci dovevano raggiungere non hanno fatto in tempo perché alcune strade sono impraticabili. Guarda, questo è il lago, guarda che meraviglia. Ritorniamo alla notizia di oggi, e cioè i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Venezia e dal Ministero arriveranno con una legge, con un decreto il 6 di dicembre, ma ci sono questi sindaci dei paesi del Cadore e del Comelico che dicono no, non vogliamo altri vincoli perché è già vincolata questa zona. Mi metto qui in mezzo, cerchiamo di far sentire le vostre ragioni. Ecco, vado dal sindaco di Danta, giusto? Sì, esatto, sono il sindaco di Danta, Ivano Mattea. Ecco, io sono qui per ribadire una cosa anche al signor ministro Franceschini, perché allora il ministro Barca nel 2014 ci ha individuati come in Comelico un'area disagiata e per questo facciamo parte delle zone interne. Quindi a me sembra assurdo calare dei vincoli su un'area già... Cioè, voi siete già vincolati al 97%, giusto? Sì, al di là di quello, il 96,4% è già vincolato, rimangono solo i centri urbani fuori da questo vincolo attuale che abbiamo imposto anche dalla Regione. Comunque volevo ribadire... Però, sindaco, cerchiamo di far capire alle persone che ci guardano quali sono questi vincoli che vi impongono. Per esempio, sui boschi, Serena, guarda che bella immagine, te li facciamo vedere. Gli interventi nelle aree boscate saranno ammessi a condizione che non compromettano i valori ecosistemici e paesaggistici, cioè se c'è un albero pericolante lei non lo potrà più toccare, sindaco. Eh no, se è pericolante poi rispondo io delle incolumità delle persone. No, io lo taglio al di là del vincolo o meno, che se la prendano o no, io lo taglio se è pericoloso. Poi per esempio leggevo ma dei prati, se i prati non ma possono perché? Essere alterati. Scusami, quindi Domenico, se c'è per esempio... Domenico, per domanda però voglio capire, ma se il vincolo... Cioè loro che cosa succede? Pone, perché il rispetto del sistema ecocompatibile, diciamo, interessa anche loro, no? Quindi perché per loro è un freno questo? Devono chiedere un'autorizzazione speciale? Siamo... Questo voglio capire. No, noi siamo i primi custodi del territorio e non vogliamo assolutamente distruggere, anzi abbiamo una grandissima responsabilità nei confronti delle generazioni future, però un vincolo non può essere imposto da Venezia o da Roma, deve essere condiviso con i sindaci e con le popolazioni del territorio. Quindi noi chiediamo una sospensione di questa procedura di 6 mesi, 1 anno, venga aperto un tavolo di discussione dove il vincolo venga studiato insieme ai sindaci e insieme alle popolazioni, perché noi sappiamo esattamente quali sono le necessità del territorio. Posso fare però l'avvocato del diavolo un attimo, cioè forse questi vincoli ci sono per impedire che qui, non lo so, voi tenete al vostro territorio, siete amanti della natura, ma magari potreste cementificare e quindi da un lato ci sta pure, no? Sì, ma no, ma io, allora, Misurina e la Val Visdende sono già vincolati, io non ho niente in contrario, sono bei posti, devono rimanere così come sono. Anche perché sennò la gente non ci viene. Ma certo, se no poi viviamo anche un po' abbastanza di turismo. Però, come diceva giustamente Tatiana, sindaco di Auronzo, vorremmo, prima di firmare questo benedetto vincolo, parlare, avere un incontro, va discutere bene, insieme alla regione, insieme anche ai sindaci che andremo a Roma. Anche perché, Serena, ci sono le Olimpiadi a breve e quindi qua bisognerà intervenire. E voi che fate? Non fate più niente perché ci sono i vincoli? Sì, il vincolo proibisce anche la realizzazione di nuove piste da sci o nuovi impianti. E gli impianti devono essere visti anche in ottica di mobilità sostenibile, quindi non è detto che vadano a rovinare il territorio se sono un tipo diverso di mobilità. Qui ci impediscono tutto e anche gli interventi sulle abitazioni. Allora, se non hai altre domande, non potranno più fare ad esempio un camino su una casa di rifabbrico.
Io Serena, un'unica nota che volevo dire è che per dire che quanto questi sindaci poi siano legati al territorio, cioè il sindaco che va a prendere ogni mattina, lei andava a prendere i bambini per portarli a scuola con l'autobus, per dire, no? Sì, certo, è un servizio di emergenza che lo faccio io e non vedo niente di male, anche perché vado a prendere dei bambini fuori del mio comune per poter salvare le scuole del mio comune, perché i bambini sono la vita. Capite? E se non tengono loro al territorio, complimenti. Però, sindaco, complimenti. Domenico, salutami anche il terzo sindaco che non ha parlato, perché comunque noi li ringraziamo tutti e tre. No, sono arrivati, diciamo, il sindaco di Santo. Sì. Che paese è? Il sindaco di San Pietro. San Pietro, va bene. Allora, grazie. Grazie. San Pietro. Rimanete lì un attimo, perché insomma noi le istanze del territorio le ascoltiamo. Eravamo stati lì per l'anniversario purtroppo di quel maltempo che rovinò gli alberi e non solo, insomma, in quelle zone così fragili. Alzolina, vabbè, io la presento. Sì. Chiedono un tavolo, ecco. Ma non penso che questo governo, tantomeno il ministro Franceschini, si sottrarrà dall'ascoltare i cittadini, a maggior ragione i sindaci. Poi le Dolomiti sono un patrimonio dell'UNESCO, credo che non ci saranno assolutamente difficoltà a parlarsi e credo che il governo abbia il dovere ovviamente di ascoltare. Perché dice appunto il ministero è un'opportunità, non va considerato un problema. Bernardini De Pace. E non ci ha incontrato di persona, ma ha delegato un suo funzionario. Va bene, importante. Facciamo continuare, ripetiamo l'appello. No, perché poi qua c'è sempre il tema, no, italico, lo chiedo anche alla notissima avvocata. Io lo chiamo avvocata, si può dire avvocato. Per me è un ruolo neutro. Per me ministra linguaggio di genere mi appassiona sempre, lo sanno anche i detrattori. Ma non è il genere che qualifica la bravura. Certo, vabbè, ma questo è evidente, dopodiché più donne più. Però insomma lo chiedo all'avvocato o all'avvocata o avvocatessa nostra, come dicono le preghiere. È sempre il tema, no? Tra vincoli e rispetto del territorio, perché in realtà in Italia si è cementificato, si è abusato del territorio, non è ovviamente il caso loro, ci mancherebbe, anzi li abbiamo portati qui proprio perché teniamo le loro istanze. Se sono vincolati già al 97%, non capisco quali altri vincoli debbano portare, cioè che cementifichino mi sembra impossibile. Questi enti che vogliono a tutti i costi, eccoli l'applausone dei sindaci, questi enti che vogliono a tutti i costi intervenire nel loro non territorio ma solo dei principi cosiddetti ideali, spesso sbagliano. Guardiamo le problematiche che creano i parchi per l'ente parco in Liguria, qui, dove non si può fare niente, non si può neanche aggiustare. Allora, prima di andare ai sondaggi politici, alla politica, alla manovra, voglio presentarvi stamane un'inchiesta che ha realizzato la nostra Francesca De Candia. Vi ricordate, qualche giorno fa abbiamo letto di 43 operai in nero, tutti italiani, fra i quali una donna incinta e due minorenni, che lavoravano a Napoli per chi? Per le grandi firme. Perché c'è un tema di intermediazione. La nostra Francesca De Candia è scesa giù e guardate che cosa ha scoperto. Francesca. Lo Stato ha fatto il suo lavoro, ma ci ha danneggiato. 43 persone nascoste in un cavò. Così le hanno trovate i carabinieri del NAS di Napoli nel seminterrato di un'azienda che produce borse e accessori d'alta moda. Risulteranno tutti in nero, insieme ad altri 14 operai che lavoravano per la Moreno SRL. L'età oscillava dai 16 fino ai 50. Sequestro di persone e sfruttamento del lavoro sono le accuse di cui dovrà rispondere un imprenditore di Melito, ora ai domiciliari. Qual era la paga giornaliera di questi lavoratori in nero? 2,50 euro all'ora, che equivale a 20 euro al giorno. La paga di 2,50 euro riguardava gli apprendisti, che per il primo mese, cioè quelli gli che erano apprendisti tra virgolette. Apprendisti, sì. Certo. Ma 2,50 euro all'ora non sono un po' pochi? Sono pochissimi. Dopo questo blitz dei NAS, il suo cliente ha fatto in modo che questi lavoratori venissero regolarizzati. Entro le 24 ore di oggi saranno tutti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto retroattivo. Ma nonostante l'assunzione, i lavoratori sono comunque preoccupati. Non è come hanno fatto apparire il nostro datore di lavoro. Grazie all'intervento, da quell'intervento dei carabinieri, sì. Comunque, voi dalla prossima, sì, settimana avrete un contratto vero? Il contratto vero, ok, ce l'abbiamo. L'azienda riaprirà, ma il lavoro ce l'abbiamo.
Ah, lei parla delle aziende che vi danno... Capito, io ho paura proprio di non ritornare più a lavorare. Comunque il lavoro ce lo passa, ma non è un lavoro prettamente nostro. È come se io faccio muratura e mi devono passare il lavoro per ristrutturare casa. Ma se io non ho case da ristrutturare, i miei dipendenti che faccio fa? Una nostra fonte che ci chiede di non apparire per paura di ripercussioni ci spiega come funziona tutto il sistema. Una borsa finita, quanto veniva a costare all'azienda committente, alla grande casa di moda? Il prezzo oscilla tra i 27 e i 47 euro. Quali erano le case di moda, diciamo, committenti di questa società? Al momento del nostro accesso, sui banchi di lavoro c'erano oggetti che riconducevano al marchio Fendi e al marchio Armani. L'azienda del signor Capezzuto mette a disposizione della committenza la manodopera, la colla, l'ago e il cotone, perché tutto il resto, la materia prima per assemblare le borse, viene fornito direttamente dal committente. Pelle, borchie, stringhe, zip, chiusure, marchi. La nostra fonte ci illustra ora lo schema delle commesse. C'è un intermediario. Casa madre, freccia, intermediario, freccia, azienda finale, produttrice, con regolare contratto di subappalto autorizzato dalla casa madre. Io volevo capire le figure degli intermediari, però. Sono sempre delle aziende manifatturiere della zona, tendenzialmente? Dovrebbero essere delle aziende che affittano la manodopera. Quindi a loro arriva il materiale che viene? Arriva all'ordine. Sì. E loro comunque lo girano a altre società che lavorano nel medesimo settore. Quindi l'azienda committente sa con chi lavora, anche se c'è un intermediario. Però bisogna rendersi conto se fossero a conoscenza del fatto che ci fossero tanti operai in nero. Bene, anzi male, comunque le due aziende citate dal nostro carabiniere intervistato dicono questo. Fendi condanna senza esitazione quanto avvenuto e ha già comunicato al proprio fornitore diretto di interrompere con effetto immediato qualsiasi forma di collaborazione con la società Moreno SRL, con cui Fendi non intrattiene rapporti diretti. Fendi impone il rispetto di precise regole di ingaggio e l'adozione da parte dei suoi fornitori e subfornitori dei principi etici sanciti dal codice di condotta tolleranza zero, pieno rispetto dei tre individui. Armani, grazie per averci contattato, la società non è il nostro fornitore diretto, neanche ci risulta essere subfornitore, perché i nostri contratti di fornitura prevedono che ci sia comunicata l'identità di eventuali subfornitori. Gli inquirenti hanno accesso a informazioni che nello Stato non abbiamo, non possiamo esprimere alcun'altra valutazione specifica su questi fatti. I fornitori del gruppo Armani sono tenuti a rispetto di tutte le normative e anche di tutti i migliori standard internazionali ai fini della tutela dei lavoratori, dell'ambiente e di tutti gli stakeholders. Chiariremo con le autorità, siamo a disposizione. Bene, allora, per capire se questo fenomeno è raro oppure più frequente, abbiamo Fabio Pietrella, presidente Confartigianato Moda. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, bisognava controllare prima, forse. Bisognava controllare prima, dice giustamente Telese. Ma niente di nuovo, noi come Confartigianato, associazione più importante a difesa delle piccole imprese del settore, siamo da anni sul tema, siamo a coinvolgere tutti gli stakeholders, dai produttori ai consumatori finali, sensibilizzando su quanto questo tema sia attuale e soprattutto nei confronti delle istituzioni. Il tema è scottante, il tema sta distruggendo il Made in Italy, sta distruggendo quello che è la forza valore di questo paese, di grande produzione manifatturiera di alta qualità, che non è più supportata, che non è assolutamente tutelata e che sta distruggendo completamente il nostro settore. Consideri, sentivo nel servizio 2,50 euro, noi abbiamo denunce quotidiane su salari di 1 euro all'ora. Consideri che abbiamo concluso... Ma chi ha pagato 1 euro all'ora, al di là che non dovrebbe... Cioè, 1 euro all'ora è una follia, è una cosa indegna. Lavora anche per le grandi firme, io qua ovviamente non si vuole penalizzare nessuno, no? Però quando scopriamo queste cose, perché chi acquista con cifre alte vorrebbe avere almeno vorrebbe sapere che i lavoratori non sono stati sfruttati.
Ma sa, questo è accaduto quando si è rotto quel grande magico modo di operare, di operazioni di filiera, valore di filiera, e si è andato su valore di profitto. Ma è frequente oppure no? Questo voglio capire da lei. È frequentissimo. Il servizio cioè che è molto ben chi lavora, però Serena, mi faccia capire, perché voglio essere precisa con lei. Lei mi sta dicendo questo, che chi c'è gente che lavora per grandi firme che viene pagata un euro l'ora, ovviamente non è non lavora direttamente, ci mancherebbe, ma si dà a un fornitore che a sua volta dà a un altro subfornitore, giusto? Assolutamente sì, distruggendo lo dice lei completamente. Questo. Sì. Lo dicono i fatti, operano nella completa illegalità. Confartigianato è l'associazione che chiude i contratti sindacali. Il costo medio orario per un dipendente in regola, e noi siamo orgogliosi di questo, è 16 euro all'ora. Lei capisce quanto sia la differenza con un euro, due euro allora, all'ora. Per cui questi contratti pirata stanno distruggendo il nostro settore. Chiarissimo, allora. Voglio dirti che forse lo ricorderanno alcuni nostri telespettatori, è uno dei capitoli più belli e immaginifici di Gomorra, era la storia di un sarto che lavorava, che Angelina Jolie, chi era il vestito di Angelina Jolie, che viene chiamato a cucire un vestito di altissima sartoria, lo fa in maniera magistrale, e la sera vede quel vestito alla festa degli Oscar. Potrebbe essere una metafora di questo, cioè se tu fai pagare una borsa 500, 1000, 1500 euro, non può arrivare il comunicato e dice non sapevamo che lavorava per vabbè, noi. Questo loro non... Vabbè, quindi... Vabbè, io non sono d'accordo su questo. Il problema vero è che il costo del lavoro in Italia, a qualsiasi livello, non solo nella moda, è altissimo. In più gli imprenditori pagano tasse altissime, ma appunto ho capito, quelli di Confartigianato dicono appunto, noi paghiamo 16 euro, orrendo, ma su un capo qui, sì, su un capo appunto, di quel lusso e di quella ricchezza, capito, non è giustificato, è orrendo, il risparmio. Non lo sto proteggendo, è orrendo, però il costo del lavoro altissimo, il costo delle tasse altissime crea queste situazioni. Non è vero, perché proprio nel caso del lusso, scusate, non stiamo parlando di un prodotto nice price che va sul tappetino, stiamo parlando del massimo prezzo che si paga per l'abbigliamento. E c'è una cosa in quella bella inchiesta fatta molto bene: i marchi danno addirittura le borchette, ha sentito, solo filo e colla viene aggiunto nel laboratorio della fasoneria, quindi il controllo che hanno sul prodotto, sui numeri, sui pezzi, sulle tirature è molto forte. Dopodiché devi vedere il mediatore a quanto glielo vende, poi ora che arrivino al negozio ci sono una serie di altri ricarichi e comunque diventa altissimo. Una volta le borse non arrivavano a costare come adesso 1500 euro, che vorrei sapere chi le compra, se va bene. Che allora, il fornitore abbia 43 Zanella, euro, poi ovviamente c'è, in un cavolo, certo, poi ovviamente c'è il costo del disagio, della pubblicità in quella che borsa. Sono contenti, scusate, di stare nel cavolo perché non vedono un'alternativa, hanno, perché peraltro c'era in quelle borse, sono anche nel costo di quella borsa che costa 1500 euro, c'è ovviamente il design, c'è la pubblicità, ci sono tante altre cose, però ovviamente non giustifica, questo non vuol dire nulla. Zanella e poi Azzolini. No, io appunto dicevo che le grandi grif non sanno sicuramente chi siano i subfornitori e concordo completamente con l'avvocato, perché effettivamente il costo del lavoro in Italia è altissimo, evidentemente in qualsiasi impresa, e Confartigianato ce lo può confermare, ci sarebbe la necessità di una decurtazione del cuneo fiscale anche per quanto concerne le aziende, non solamente per quanto concerne i lavoratori, come sta facendo il governo per una poi magari parleremo di manovra, sì, quindi no, se ne parlerà subito, per una misura dentro, certo, residua di 3 miliardi che va solo ad appannaggio dei lavoratori, benissimo i lavoratori, credo che le imprese debbano avere più attenzione, che non esiste in questa manovra che le criminalizza, non le aiuta in nessun modo. Noi ricordiamo sempre che il lavoro è creato dalle imprese, non si crea per decreto, certo. In questa manovra si dimentica completamente, se posso affrontare la manovra poi due secondi, sì, noi avevamo bisogno di questo no, caso, però meno male che i marchi dicono interverremo e non c'è dubbio che poi non abbiano se non sembra che sia entrambi i marchi due ore e mezzo non facciamo passare, ma non giustifichiamoci, mancherebbe, non giustifichiamo il lavoro in nero, tantomeno uno che chiude in un cavò una persona, dico solo che probabilmente non conoscono sequestro i subfornitori, se anche le persone sequestro di persone, ma certo, infatti lì farà il soccorso la giustizia, ci va bene, vai Zanella, vai Mazzolina.
Io, se posso, dissento assolutamente da tutto quello che ho sentito, ecco, in questo momento. Cioè, ma stiamo scherzando? Vogliamo dire che il costo alto del lavoro in Italia o le tasse che ci sono giustificano il fatto che delle persone siano... Un attimo, non ho interrotto nessuno, fatemi finire. Prima c'è stato un accenno a questo discorso. C'è sequestro di persona, c'è sfruttamento, 2 euro e 50 all'ora. Mi volete dire che quella persona che teneva, quell'imprenditore lì che teneva quelle persone lì, non aveva i soldi per pagarle di più? Ma non ci credo né ora e nemmeno mai. Punto primo. Punto secondo, come governo noi abbiamo una legge sul caporalato che batta gli andata, perché dobbiamo vedere come farla funzionare meglio, e stiamo mettendo, il ministro Catalfo l'ha annunciato, 85 milioni di euro in un piano che serve a combattere tutto questo, perché a questo non c'è assolutamente alcun tipo di giustificazione, nemmeno se il costo del lavoro fosse ancora più alto rispetto a quello che è. Qui stiamo parlando di un lavoratore che, prima avete sentito quello che ha detto, cioè quasi quasi giustificava il suo datore di lavoro, perché è in una situazione talmente disperata lui che teme di perdere addirittura quelle 2,20 euro l'ora che guadagna. Ma questo non è un paese civile se arriviamo a quelle situazioni lì. Quindi non deve passare nessun messaggio di giustificazione rispetto a queste situazioni. Nessuno ha giustificato, si è detto il perché si arriva a questi orrori. Non è una giustificazione, è una spiegazione. Non c'è un perché, qui è un delinquente che sta sfruttando dei lavoratori. Infatti noi diciamo la scienza passa al concorso, e giustamente le grandi griff toglieranno la committenza, ci mancherebbe. Sì. Pietrella, sì, velocemente, perché così vado avanti. Guardi, per non andare fuori tema, allora è molto semplice, si parla di schede prodotto. Quando un brand ha un prodotto da fabbricare, ha una scheda prodotto. Nella scheda prodotto si evince il costo della materia prima, il costo della manodopera, per cui non ci sono alibi, si sa se la manodopera è stata pagata secondo norma di legge oppure no. Altre cose, molte aziende come quelle che sono rappresentate nel Confartigianato lavorano direttamente per gruppi giapponesi o gruppi russi, ci sono i controlli qualità direttamente, i grandi brand mandano le aziende, i propri dipendenti a controllare da chi fa la qualità, per cui non c'è questa rottura fra il legame di chi produce e il subappalto. Aspetti, le grandi marche, poi una domanda veramente, controllo qualità è previsto anche che si vedano i contratti di lavoro? Il DURC, per produrre, per essere in legora e quindi essere un fornitore. Questa cosa sono subfornitori. Subfornitori. Subfornitori, devi produrre della documentazione che attesta che la tua azienda sia in regola, per cui non si sfugge. Il tema della tassazione in Italia è altissima, bisogna fare molto di più sicuramente. Consideriamo che la moda è il secondo asse strategico del paese dopo la meccanica, per cui è questo il settore in cui si deve agire, ma non andiamo sull'alibi che si debba avere un costo basso per la competizione internazionale. Qui c'è grandi legalità e signori, aiutate il sottoscritto a divulgare questo messaggio, che bisogna impiegare una task force per controllare questo sistema. Va bene, guardi Pietrella, l'abbiamo invitata apposta. Una cosa al volo. Adesso, indipendentemente dal fatto che la borsa costi 1500 euro, ne costi 60, a me ma quelle certo, situazioni è ovvio. Lì no, perché non vorrei mai che passasse anche un altro messaggio. Vabbè, cioè, evidente, è ovvio che diventa esistere. Comunque i due marchi hanno detto che, citati nel pezzo, che non erano a conoscenza di tutto questo, anche perché fanno bene, hanno fatto a dissociarsi, condannare, dire che non erano a conoscenza eccetera. Vabbè, torno al titolo del libro di Bernardini De Pace, manuale di autodifesa per ragazzi e ragazze, qua spiega ai ragazzi come siamo conosciuti adesso per la prima volta, come comportarsi. Quindi è giustificato, è doveroso, è lei. Perché poi, quando si ha coscienza dei propri diritti e l'attenzione sui diritti, è anche importante nel mercato adesso. Importantissimo, importantissimo. Probabilmente se quei ragazzi fossero stati cresciuti alla conoscenza dei propri diritti, al sapere come si devono comportare quando arrivano a fare un contratto di lavoro, eccetera, non ci sarebbe stata una situazione di questo genere. Per me i ragazzi oggi devono imparare a essere liberi e coraggiosi. La libertà e il coraggio consentono di affermarsi nella vita. Non sempre i genitori, la scuola sono in grado di insegnare loro e di consentirlo. Anzi, i genitori creano dei perimetri strettissimi. La scuola ha solo dei momenti di intervento e per di più oggi è fortemente politicizzata, quindi crea dei problemi. I ragazzi devono imparare a pensare da soli. Questi di qui, in questo libro, infatti, si parla di piccoli e grandi diritti, da 0 a 18 anni. Secondo me
me dovrebbero leggerlo anche i genitori, soprattutto i genitori. La scuola ce l'ha, abbiamo la sottosegretaria della scuola. Ce l'abbiamo, però ha avuto un sussulto. Ha avuto un sussulto sulla scuola politicizzata. Esatto, ha avuto un sussulto sulla scuola politicizzata. Ma è come gli imprenditori che fanno le cose orrende che non si devono fare. In tante scuole ci sono degli insegnanti, non sono tutti bravi, gli avvocati non sono tutti bravi, le conduttrici non sono tutte brave come Serena. Troppo buona. Dai. Per dire, allora ci sono anche le cose tremende. Le cose tremende ci sono anche nella scuola, perché io ho sentito dei ragazzi di 12 anni lamentarsi, dei ragazzi religiosi che frequentavano il catechismo per la cresima e per queste cose, che l'insegnante aveva tolto qualsiasi segnale religioso. Allora, e loro ritenevano che fosse... Però mi fa intervenire almeno sì, sulla scuola. Sì, una cosa anch'io poi. È violato un loro diritto. Allora, io mi perdoni, fermo restando che prima ci siamo conosciute e non vedo l'ora di leggere il libro e lo leggerò, però scuola politicizzata, infatti, scuola politicizzata no, su questo no. Non tutta. È vero quello che ha detto lei, ci sono insegnanti più bravi, meno bravi, come in tutte le categorie. Appunto. Però, con le risorse che abbiamo a disposizione, io spezzo assolutamente una lancia a favore dell'istruzione italiana, che fa per tante volte i miracoli rispetto ad altre istruzioni europee. Poi è chiaro che ci possono essere insegnanti più o meno bravi, però la scuola resta uno dei fondamenti dell'educazione di questo paese. Spesso supplisce al fatto, come ci dicevamo prima, che a causa del lavoro, non è una colpa, attenzione, tanti genitori non riescono ad essere presenti come vorrebbero, e la scuola fa un grandissimo lavoro su questo. Allora, uscendo, posso dire solamente una cosa? Il ministro Fioramonti ha detto non si mette più, mi sembra, sulla storia dei 3 miliardi sulla scuola, che prima aveva detto che se non arrivavano 3 miliardi... Il famoso sugar tax, che lui si sarebbe dimesso se non fossero arrivati 3 miliardi sulla scuola, quello è scomparso e abbiamo visto che ne discutevamo con te, che il fatto che sulla scuola andava a scoprire una parte della manovra dei 23 miliardi. Scusate, se chiudono il contratto in cui danno gli aumenti ai professori, perché credo cubi un miliardo e mezzo, quindi posso dire qualcosa solo una cosa portato a casa, non manuale. State chiudendo un contratto. No, sì, perché sì, credo che sia scritto benissimo, ho dato un'occhiata ai capitoli, io mi sono molto occupata della tutela dei minori, soprattutto sul web, ma in generale è fondamentale la consapevolezza per i ragazzi, quindi fondamentale il suo libro. Ricordiamo che insomma abbiamo varato una normativa col codice rosso, grazie al mio emendamento c'è stato, ci sono due nuovi reati, revenge porn e sexting, che è la forma più lesiva del cyberbullismo, che ha portato delle ragazze al suicidio, quindi stiamo lavorando molto e su questo immagino continueremo a lavorare assieme in modo bipartisan. Come reagire, cosa fare, come diventare responsabili di se stessi. La responsabilità, scusate. Cosa, no, lo posso? Sì. Io voglio organizzare alla Camera dei Deputati, credo il 3 febbraio, un convegno, lo dicevo prima all'avvocato, proprio sulla media education, che è fondamentale per i ragazzi, tutto tematica cyberbullismo, bullismo. Tra l'altro tra un'oretta devo essere in una scuola a parlare proprio di questo. Fatto 15 ecco, giorni peraltro, fa. Scusate, oggi allora procediamo per ordine. Chiudiamo il capitolo, grazie Pietrella, grazie Confartigianato, con questa clip che mi fa piacere farvi vedere. La Nike, cosa accadde? La coscienza dei propri diritti. Nel 1998, grazie a Nicola De Turi e Simone Mancini, perché quando anzi la Nike annunciò un cambio di passo a seguito delle accuse relative alle condizioni di lavoro, ci troviamo in Asia, lavoratori in Asia, ci fu un cambio di passo annunciato proprio dal patron Nike. Comandò, cosa accadde? Lo vediamo. Il signor Philip Knight, presidente e fondatore della Nike, sta parlando davanti al National Press Club di Washington per difendere la sua azienda accusata di sfruttare il lavoro minorile nelle fabbriche asiatiche. A San Francisco, infatti, sono stati chiamati in giudizio i dirigenti della Nike. Condizioni sanitarie e igieniche sotto ogni livello di dignità, punizioni corporali, abusi sessuali su bambini e donne. Il tutto documentato da un gruppo di consumatori che vuole giustizia. La Nike respinge da tempo le accuse e ha addirittura varato nel 92 un codice di autocondotta. Prima o poi l'età minima per i lavoratori sarà portata a 16 anni per le produzioni leggere e a 18 per la produzione di scarpe. Ecco, perché insomma il rispetto dei diritti umani, grazie a Dio, i diritti dei lavoratori è entrato tra gli elementi di valutazione di un'azienda. Allora, a proposito di Odio in Rete, siccome ieri abbiamo parlato della questione Biella, voglio darvi un ulteriore step. Io vivo Biella. Viva Biella, vedi, da Sicilia. Va bene, perché tutto nasce Odio in Rete, perché
si parte dalla commissione Segre, dalla commissione sull'odio, eccetera. Il sindaco di Biella, che non aveva dato la cittadinanza a Segre, ma l'aveva offerta a zio Greggio, e zio Greggio aveva detto non la rifiuto perché mio padre è stato internato in un campo di concertamento, ieri ha... Dov'era? Ma Mediaset mi sembra, la Stasera Italia, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? No, ce l'abbiamo la scritta. Claudio Corradino, sindaco di Biella, ammette: sono stato un cretino. Chiedo scusa alla Segre a Greggio. Una grandissima sciocchezza che è diventata una cosa nazionale. La signora Segre non ha bisogno che arrivi il sindaco di Biella a darle la cittadinanza, è un patrimonio dell'umanità. Contemporaneamente, però, Sesto San Giovanni nega la cittadinanza alla senatrice Segre, la proposta del Movimento 5 Stelle l'ha negata il sindaco Roberto Di Stefano di Forza Italia, non ha a che fare con la nostra storia. Va bene. Posso intervenire, Biella, la mia città, solo un attimo? Sì, sentiamo prima Zanella, così poi dopo un po'... Credo che ognuno faccia riferimento ai suoi valori, io lo avrei dato sinceramente, Liana Segre è un simbolo per tutti, credo che la memoria non vada mai perduta, questo non vuol dire fascismo, antifascismo, secondo me si è fatto di tutto. No, bravo aver detto questa cosa. E devo dire, io lotto contro l'hate speech da anni ed è esecrabile sempre, la signora Segre è un simbolo. E per me lo rimane. Quindi fa male il sindaco di Sesto San Giovanni a negare la cittadinanza? Io lo conosco, peraltro mi sembra un atto politico estremo, perché voglio dire, ribadisco, io sulla commissione speech eccetera avevo qualche perplessità, devo dire, ma non sulla figura della Segre, sulla cittadinanza della Segre, sinceramente. Vabbè. Sindaco di Biella, scusate, non era Mediaset, ma era Rai, vai. Sì, perché prima ha rilasciato un'intervista, parliamo di Claudio Corradino, sindaco di Biella, ci troviamo in Piemonte, prima la sua prima dichiarazione a Radio Capital, poi le scuse al TG1, ricostruiamo quanto è accaduto anche per fare chiarezza, vediamo. Cittadinanza si dà se c'è un riferimento alla città, non è che deve essere per forza fatta, lei deve essere fatta cittadina normale in tutti i comuni d'Italia, cioè, lei è senatrice a vita ed è un insegnamento per tutti. La signora ha subito quello che ha subito 70 anni fa, si tira fuori la signora adesso evidentemente perché c'è un tentativo di minare la libertà di espressione. Il fatto di voler censurare alcune espressioni a me fa pensare al peggiore momento del maccartismo. Non c'è nessun interesse e nessuna volontà di gettare discredito su nessuna delle due persone, in particolare su Liliana Segre, a cui va tutta la nostra stima e anche le nostre scuse. Sì, vabbè, bisogna essere un po' più liberali di tutto, però c'è chi sbaglia, c'è chi dice fesserie, Azzolina. C'è chi fa cose importanti. Ma io penso che però i tanti e tanti sono gravi. Le giraziali, la deportazione, quando si minimizza. Vai, Luca, facciamo con la battuta, facciamo parlare, è accaduto 70 anni fa, ma stiamo scherzando. Appunto, il mondo ma ha detto che ragazzi, silenzio, dai, si per volta, abbiamo poco tempo. Dichiarato pirla. Allora, visto che vivo a Biella, ho inviato tanti di quei messaggi a Claudio Corradino, con il quale io devo dire ho anche un buon rapporto, molto meno con la sua giunta, perché è una giunta pessima, la giunta di Biella, leghista. Ma a lui ho scritto più e più volte, ho detto guarda che stai sbagliando, perché Liliana Segre è un simbolo per tutti. Lui non mi ha assolutamente ascoltata. Ieri sera ci siamo riscritti e mi ha detto sì, effettivamente avevi ragione, ho sbagliato. Quindi io apprezzo il fatto che sia, anche se è troppo tardi, spero che con lui a questo punto... Quello. Si possa organizzare qualcosa a Biella per, come dire, ripagare il mal tolto. Va bene, l'importante è avere condivisione su questi grandi temi. Masia, gli ultimi sondaggi politici che vorrai leggere, secondo te, secondo lei, Cartello 24, quanto si differenzia la politica di questo governo dal precedente? Questo farà piacere a Zanella, che era l'opposizione sia del primo che del secondo, troppo poco. 37%. 100 non si differenzia, 32, troppo 23, quindi una certa eterogeneità nel giudizio. È molto interessante leggere il dato degli elettori PD e 5 Stelle, il 64%, quindi maggioranza assoluta, il 49% per i 5 Stelle, quindi maggioranza relativa, chiedono un cambio di passo, dicono questa diversità è troppo lieve, non è marcata. Allora, Cartello 28, nelle ultime tornate elettorali il Movimento 5 Stelle ha perso consenso, secondo lei è colpa? Qui è interessante il dato della leadership, che diciamo non viene giudicato rilevante. Secondo me ci sono due dati interessanti, soprattutto sulla seconda colonna, quella degli elettori 5 Stelle. Il primo, che
il consenso perso non è tanto legato alla leadership, anzi tutt'altro, solo l'11% lo dice, quindi c'è una sorta di gradimento complessivo in questo dato implicito per la leadership, piuttosto si intravede una sorta di allergia generale alle alleanze. Vedete, 29% l'alleanza prima con la Lega col PD, poi terza riga alleanza col PD 20, quarta riga alleanza con la Lega 13. Sembra che in generale l'elettorato 5 Stelle non sia tanto avvezzo a qualsiasi sorta di alleanza. Ricordiamo, oggi si vota su Rousseau per l'alleanza o meno in Emilia Romagna e in Calabria. Lei cosa vota, Azzolina? Allora, lo deve dire. No. Come no? No, spiego. Voto è segreto. Voto essendo segreto, nazionale, fortuna, lei non vuole ingerire. Però spiego perché ho detto no così brutalmente. Io capisco assolutamente le esigenze di chi ha lavorato in Emilia Romagna, quindi gli attivisti Movimento 5 Stelle e chi ha lavorato e che sente l'esigenza giustamente di portare avanti un lavoro ed, cioè di presentare, e le, di liste. Presentare le liste, eccetera. D'altra parte comprendo anche l'esigenza del Movimento 5 Stelle a livello nazionale tutto, del fatto che bisogna iniziare a riflettere seriamente su che cosa? Sul fatto che noi tutto quello che avevamo promesso in buona parte l'abbiamo già realizzato. Quota 100, reddito di cittadinanza, legge anticorruzione, politiche ambientali e via dicendo. Ergo, adesso il Movimento 5 Stelle deve pensare ad una nuova visione del futuro. Dove vuole andare? Cosa vuole fare? Quindi su cosa voto? Devo veramente, lo dico senza nessuna retorica, pensarci, perché non so cosa votare. Posso dire che no, c'è tutta la giornata di tempo. Dovrebbe pensare anche un po' al futuro. Poi io vengo, scusate, da 72 ore di chiusura totale dentro il mio e la Camera dei Deputati. Quindi è normale. Ultima notizia, Zanella, però l'ultima notizia, se vuole dire qualcosa lo può dire, parli dall'ultima notizia. Perfetto. Va bene, Sole 24 ore, prima pagina, le spine del governo. All'Italia tutto da rifare, abbiamo appreso oggi che c'è il consorzio. Non c'è più perché Atlantia si è tirata indietro. Dice che al momento non ci sono le condizioni per un ferrovia dello Stato. È chiaro, editoriale del Sole 24 Ore, scherzare perché... col fuoco, il direttore, miracolo, improbabile, disastro alle porte. È molto grave. All'Italia è dire perché ieri abbiamo avuto Patuanelli, ecco, che bravo, ci ha informati, ha fatto un'informativa. Poi, peraltro, all'Italia, scusate, aziendali, lo dico a tutti perché questo vuol dire che ci dobbiamo mettere altri 400 esatto, milioni. No, allora i 400 milioni sono già stanziati. Attenzione, il decreto fiscale li stanzia già, ma si prevedeva la scadenza per oggi dell'offerta definitiva. Atlantia sta facendo un passo indietro perché dice che non ci sono le condizioni a livello finanziario. Ovviamente il tutto è legato alle concessioni autostradali e in questo purtroppo sia Di Maio che l'ex ministro Toninelli avevano messo un carico da 90 dando a uno della società bollita ad Atlantia, Di Maio, Toninelli dichiarando che avrebbero tolto le concessioni autostradali. Ovviamente Atlantia subordina il suo ingresso al 37,5%, quindi 300 milioni alle concessioni autostradali. Finché questo, il governo non scioglie questo nodo, evidentemente Atlantia non dà disponibilità, noi 400 milioni ce li abbiamo già messi, arriviamo a 1,3 miliardi di prestito ponte. Però a questo punto, se non si crea il consorzio, cosa succede? Che si configura l'aiuto di Stato che si sta prolungando per quasi 3 anni, mentre è previsto per 6 mesi. Gli ultimi 400 milioni che il decreto fiscale prevede già a tasche nostre, che dovevano aiutare il nuovo consorzio ad arrivare fino a maggio, quando avrebbero fatto le due diligence e tutto, non può essere utilizzato perché assolutamente entriamo in procedura di infrazione e quindi all'Italia rischia di stare a piedi. 11.000 dipendenti più tutto l'indotto, insieme ai 10.000 erotti di ILVA, è l'indotto, tutto l'indotto di ILVA. Noi abbiamo 210.000 posti di lavoro per 149 crisi aziendali in ballo e non c'è una soluzione. Ieri Patuanelli è venuto a dirci che era moderatamente ottimista su Alitalia, la sera Ferrovie dello Stato ha detto che non c'erano le condizioni per fare un'offerta definitiva, il che significa che siamo all'ottava proroga, ottava, si potrà diciamo andare che fino i capitani a coraggiosi del governo Berlusconi ce lo ricordiamo. Sì, ma va benissimo, però Alitalia perde 900.000 euro al giorno. I commissari un miliardo e mezzo solo negli ultimi 3 anni, secondo i calcoli di Repubblica. Un miliardo ci è costato, e due, siccome i soldi sono pochi, negli ultimi 2 anni di sale a 1,5 miliardi. Azzolina, però diciamo la verità, paurissima non c'è idea, gergo, cioè, tanto lo sbaraglio, l'allarme del Sole 24 Ore è reale? Allora, io di Alitalia sento parlare da quando ero piccola, cioè non è una cosa che sta nascendo adesso, è un problema che ci portiamo dietro da tantissimo tempo. È inutile guardare il passato sempre. Mi perdoni, non l'ho interrotta. Benissimo. Chiaro che dobbiamo risolverlo il problema. Infatti lei stessa ha detto che Patuanelli è venuto in aula e ha iniziato a spiegare il tutto. Che significa? Che cosa voglio dire? Voglio dire che Alitalia, ILVA, non sono dossier di poco conto per cui in una giornata
giornata decidi immediatamente cosa fare. Sono dossier su cui sì, ci saranno dei tavoli, ci si riunirà. Non sono d'accordo ma con la narrativa. Ci sono delle scadenze oggi, dovevo sì, presentare l'offerta. Sì, perfetto. E infatti si sta facendo tutto quello ballo, che si deve fare. Non concordo con la narrazione per cui si dice che il problema è Atlantia rispetto alle concessioni autostradali, sì, perché sono assolutamente due cose non separate. Non sono assolutamente, ma guardi, assolutamente le assicuro che sono assolutamente correlate tra le righe. Atlantia ha fatto separate. Capire che è quello il problema. Telegramma è come su lo scudo penale di Ilva. No, anche lì no, non è quello che telegramma su Ilva. Oggi sui giornali c'è il racconto delle ipotesi dei magistrati secondo cui l'azienda avrebbe, secondo i magistrati, svuotato mezzo miliardo di magazzino e ha avviato le procedure per chiudere quell'impianto prima dello scudo 6 mesi fa. Quindi meno male che c'è qualcuno che fa la faccia cattiva. Va bene, a ArcelorMittal non gli puoi dare l'alibi. Saluto. Ricordo che dovrebbero pagare 3 miliardi presento per, il libro di a Roma, così venite dai, Galleria Feltrinelli. Dai. Saluto e ringrazio tutti. Turbo, oh, cascato qualcuno. Turbo Populismo, Marco Revelli con Luca Telese in libreria in questi giorni. Manuale di autodifesa per ragazze e ragazze, Anna Maria Bernardini De Pace. Leggete e moltiplicatevi. Un saluto anche a Domenico Marocchi, oramai ibernato sulle Dolomiti. Eccolo lì. Ciao Domenico, saluta i sindaci, saluta tutte le Dolomiti. Ci vediamo domani dalle 8 alle 10.